stati i turisti per caso Susie Bledi e Patrizio Roversi a chiudere la prima giornata di BTO 2012 alla Fortezza d'Abbasso di Firenze con il premio Hospitality Social Awards, un riconoscimento assegnato ad hotel e strutture che hanno utilizzato le più innovative modalità di promozione turistico online attraverso social network come Twitter o Facebook, e chi come Roversi viaggia spesso in tutto il mondo trova anche delle belle sorprese, soprattutto nei paesi apparentemente meno legati alla modernità. Nel cosiddetto terzo mondo trovi cose che non ti immagini. Io andando in Mustang, per esempio, il Mustang è una zona geograficamente è Tibet in realtà, poi sarebbe Nepal a livello politico. E ho incontrato una signora, Mustang non c'è la luce, non c'è una strada, perché non c'è nemmeno la ruota volendo, perché c'è solo un sentiero dove vai a piedi. Bene, una signora di una certa età, che sembrava uscita veramente da un altro momento storico, siamo indietro 1000 anni, e abbiamo chiacchierato un po' tramite un interprete, e a un certo punto mi chiede: mi dai la tua mail? E dico: signora, qua stiamo scherzando. Invece scopro che dal Mustang scendono in inverno a Kathmandu a fare i commercianti, vanno in aereo e hanno la mail, poi tornano a casa e non hanno neanche la luce elettrica, no? Quindi il mondo adesso funziona così. Roversi ci lascia poi con un pensiero tutto suo sull'utilizzo del web e dei social network nel mondo del turismo. Io vorrei passare dal web 2.0 al web PP, che significa poche pippe, oppure può significare anche, non lo so, pensieri pensanti, non pesanti. Si tratta davvero di usare il web come piattaforma, come mezzo di comunicazione per creare relazioni vere, per trasmettere dei contenuti seri. Ecco, quindi bello, tutto molto interessante. Io tutta questa cosa qua la misuro in base alle relazioni concrete che riesce a realizzare. Tra i premiati dell'Hospitality Social Awards c'è anche un albergo toscano. Si tratta dell'Hotel Cerni Isola Botanica dell'Isola d'Elba, vincitore nella categoria per il miglior utilizzo di video sui media online.